Io, come dicevo prima, ho fatto nel bene e nel male soltanto gli studi tecnici e quindi a un certo punto mi ricordo che ho capito che ero molto a conoscenza della tecnica, ma ero molto ignorante nella conoscenza delle arti. Questo mi è capitato davanti al dipinto di Caravaggio. Dopodiché io credo che dovevo in qualche modo recuperare questa mancanza. Volevo smettere di girare nei film e mia moglie mi ha detto: Vittorio, guarda che abbiamo Francesca che ha 2 anni, Fabrizio nascerà tra poco e abbiamo una casa per poter andare in affitto, quindi è meglio che tu impari mentre lavori. Vai, vai a lavorare. È una grande saggezza, apprezziamo, è una cosa molto saggia e conoscendo Bertolucci da Strategia di Atlantica ho visto che lui utilizzava la musica lirica. Le opere di Verdi fondamentalmente, nella storia, non erano film musicali tipici di quando uno canta mentre dice quanto ti ama qualcuno, no, ma usava delle parti a secondo del tipo di storia di una opera specifica che erano inerenti alla storia, che davano il ritmo o la storia, il supporto alla storia stessa. Finché nel 1994 un personaggio che si chiama Andrea Anderman, è un produttore, che è noto per fare progetti che sembrano impossibili all'inizio. E mi ha chiamato e mi ha detto: Vittorio, così così così, io dovrei fare un progetto che si chiama La Tosca nelle ore e nei luoghi. Cioè, cosa intendo? Prendiamo il libretto della Tosca e se accade quel primo atto a mezzogiorno, noi dobbiamo girare a mezzogiorno. Se accade la sera alle 9 e quando vada Scarpia, dobbiamo girare alle 9 dentro come si chiama, il Palazzo Farnese. Se capita all'alba, alle 6 del mattino, dobbiamo girare il terzo atto alle 6 del mattino e esattamente con le stesse posizioni, gli stessi luoghi, le stesse ore. Non è solo questo il problema è che deve essere in diretta, cioè deve essere un avvenimento. Noi saremo collegati con più o meno 90 paesi e da noi saranno mezzogiorno, un altro paese sono le 2, un altro le 4, un altro le 5 del mattino e così via, così via, così via. Mettere in scena questo dovremmo fare in modo che siamo partecipi dello spettacolo. Cosa voleva dire questo Andrea? Che ha sconvolto me e Giuseppe Pasolini Griffi, che era il regista. Che in genere quando si riprendono le opere da un palcoscenico, per non disturbare l'opera nella messa in scena, c'è una telecamera più o meno al centro, molto larga, che riprende tutto lo spazio e poi nei laterali dei teleobiettivi che riprendono da vicino i cantanti. Non, voi avete visto tante volte, ho tentato di vedere le opere in televisione. Beh, ovviamente questo tipo di ripresa non ti porta ad essere parte di quello spettacolo, è come se lo vedessi da lontano e non ha lo stesso tipo di attrazione quando siamo seduti su un palco, diciamo una platea vicino a dei cantanti che cantano. Dice, ecco, io voglio che noi siamo dentro come in un film, vedete, una serie di film in diretta. E tutti dicevano della Rai che era quasi impossibile, dice, ma perché ti importa che sia diretta, ne facciamo pezzo per pezzo e poi rimontiamo insieme? Lui dice, no, ci deve essere proprio l'evento. In questo momento noi stiamo nel 1800 a mezzogiorno, non stiamo nel 1994, cioè, e non lo devono sapere tutti gli spettatori. Abbiamo cominciato piano piano. La RAI metteva ovunque era possibile un altoparlante e un monitor, perché in genere i cantanti guardano il monitor per avere via dal direttore d'orchestra. Io li guardavo e dico, che state facendo? Via tutto. Ma noi come facciamo? Non vi preoccupate. Potrebbe essere questo, dimmi le cose impossibili da toccare, io ci faccio mettere dallo scenografo una pianta, un sipario, qualcosa. Non si deve niente di moderno. Per fortuna avevamo tre cantanti fantastici, da Placido Domingo, Nino Martinano e Raimondi, che avevano fatto la Tosca varie volte, quindi la conoscevano anche bene a memoria, era il direttore d'orchestra che seguiva loro. In realtà noi stavamo nei luoghi, a Sant'Andrea della Valle come chiesa, al Palazzo Farnese o su Castel Sant'Angelo, a quell'ora Zubimede stava in un auditorium alla RAI, lontano da noi. Facevano un premix diciamo, delle note, andavano sul satellite, arrivavano noi, calcolavano il ritardo, i tecnici della RAI, bravissimi, arrivavano da noi in questi altoparlanti nascosti e loro avevano dei piccoli microfoni qua, quindi non si vede, e cantavano in diretta. E io con 7 macchine da presa dovevo gestire il fatto che
Man mano che avveniva una prima macchina, era pronta la seconda da questa parte che partiva, mentre questa andava via, poi partiva quella da terza dall'altra parte, quella andava dalla parte, quella che si nascondeva, di modo che non si vedeva nessun artificio tecnologico. Una messa in scena che veramente continuava a dirci che non era possibile andare in diretta. Siamo arrivati a un punto di fare la prima prova completa con padroni, beh, noi domani consumi meno, noi non tocchiamo nulla, si fa dall'inizio alla fine tutta l'opera e vediamo che succede. L'abbiamo fatto in diretta, c'è chi ha perso dei soldi scommettendo che non era vero. Dopodiché abbiamo fatto nel 2000 la Traviata a Parigi con lo stesso tipo di tecnica, usando particolarmente l'Steadicam. Ne parlavo ieri sera con Carlo Sauro della potenzialità di una macchina da usare in mezzo che ci può registrare in un modo perché esce e entra quando può, diciamo, cose che oggigiorno lo fanno molte volte, ma non con un senso, diciamo, descrittivo, narrativo e emotivo, ma solo per muoversi, che è quello che è uno sbaglio, come giustamente dice Carlo. Non si muove la macchina da pesa tanto per muoverla, va fatta in un certo modo. Poi ho fatto Rigoletto a Mantova e devo dire che ancora mi ha confermato tutte quelle cose che dicevo prima, il rapporto con la musica. Ricordo che io usavo una piccola telecamerina nelle prove, mentre Peppino raccontava, diciamo, ai cantanti che era quello che dovevano fare. Peppino Patronelli è stato un grande scrittore e quindi lui aveva il senso della conoscenza della parola in un modo specifico e fermava. È raro vedere i cantanti lirici che sanno recitare, perché sono più tesi a come mettere il petto per tirare fuori le cose. Per cui il Fernando gli spiegava esattamente la parola che doveva dire, per cui diventavano dei bravissimi attori e attrici in un certo modo. E io vedevo che a volte andavo istintivamente a correre vicino mentre lei mi dava amami a freddo e Verdi mi fermava, perché non era il momento giusto, perché non era il ritmo giusto. E allora ho cominciato a seguire le note musicali, a seconda del movimento, non solo della luce ma anche delle prove che facevo, che poi dopo guardavamo con il regista decidendo quello che fare. Cioè, era veramente emotivamente anche, quando si sta in diretta, è caduto Piacido Domingo a Sant'Andrea della Valle, se qualcuno ha visto quello spettacolo, e scendeva da una rampa. Beh, lui si è alzato, era claudicante e ha continuato a cantare. In Traviata, durante una scena della morte di Traviata, era 27 minuti, una sola unica inquadratura che si muoveva. A un certo punto un attore intruppa una bambina che aveva un proiettore nascosto e va via la luce su di lei. Io mi vado, mentre girano per terra, vado a dire batteria chiusa, stiamo girando, cioè l'emozione della diretta, io capisco quando in televisione spesso dicono questo è il bello della diretta, però ecco, l'emozione con la musica è credo abbastanza unica in quei casi. Grazie.